Eccoci qui con l'ultimo appuntamento con il Bookshelf Tour. Oggi sono in corsa, sono letteralmente in corsa, cercherò di fare un video veramente breve, conciso, poco editato, sappiatelo, non farò tagli di grosso genere e quindi partiamo dai libri che ho sul comodino, quindi i libri che sono in lettura, che ho appena letto, insomma che sono ancora sul comodino perché sono lì pronti per il wrap up del primo del mese di giugno. Sarà deludente, ve lo dico subito, perché tempo per leggere ne ho veramente pochissimo oramai. Poi andiamo a vedere questa pila qui di libri, che sono tutti quelli che devo ancora leggere, quindi quelli che non hanno trovato una sistemazione per il momento nella mia libreria. Poi ci sposteremo sul mio computer e andremo a vedere i libri che ho già nel carrello di Libracce di Amazon, quindi quelli che mi voglio autoregalare per il compleanno e quelli che fanno parte della mia lista prediletta, diciamo, per il mio compleanno, appunto, quella lista che è condivisa con i miei familiari, tutti quelli che mi vogliono fare dei regali, insomma, che sono i libri che mi preme di più avere in mano il prima possibile. E poi, tra l'altro, non so se si vede qua, qui c'è una busta gialla dell'Emporio del Libro, che però vedrete il 15 di giugno, quando farò il video dell'haul di compleanno, perché mi sono già acquistata dei libretti per il mio compleanno. Quindi ecco, questo è quanto, e partiamo subito perché appunto sono di fretta. Ecco, questo è il mio comodino, la situa è un po' questa. Allora, qui abbiamo L'Odissea di Omero e It, che sono appunto letture lunghissime che ho arenato da tempo. Poi abbiamo Mary Poppins e Affari di Famiglia, rispettivamente di Pamela Lyndon Travers e Francesco Mozzopapa, che ho finito questo mese. Invece abbiamo questa piletta qui di libri, che è I No che aiutano a crescere di Asha Phillips, che è una rilettura che sto facendo in contemporanea con La vera storia di Capitanuncino di Pier Domenico Baccalario, penultimo libro del 5 per un autore, che uscirà il 21 giugno. L'ultimo invece sarà L'ombra di Amadeus, che non ho ancora iniziato a leggere. Poi abbiamo, questo ve l'avevo narrato nell'ultimo wrap up, Tutta colpa di un libro di Shelley King, che è il libro che mi è arrivato con non mi ricordo come si chiama, vabbè, insomma, quella sfida dove il book exchange. Poi abbiamo, questo è il gatto che cerca di entrare in camera, e poi per ultimo abbiamo La notte dei desideri di Michael Ende. Vi dico subito che questi ultimi tre libri che vi ho nominato li leggerò a giugno, perché non c'ho tempo in questo momento. E questo è quanto, questo è il mio comodino. Ah no, ecco, questo è il mio porta, il mio ruralissimo porta segnalibri. Qua i segnalibri che li avete già visti in vari video, e ne arriveranno altri sicuramente. Questo è il mio comodino. Eccoci qua, un po' di disordine, questa è solo la pila davanti, dietro ce ne sono altri. Adesso passiamo velocemente a scorgerli tutti insieme. C'è un po' di disordine, ma dettagli, fa niente. Allora, Io uccido di Faletti. Poi I 100 colori del blu di Amy Harmon. Qua c'è dentro un segnalibro. Dio di illusioni di Dana Tart. Poi abbiamo i due libri, questi ve li posso far vedere anche così, Gelo nel cuore, parte del tuo mondo di A Twisted Tale, che mi sono arrivati per Natale. Footloose in lingua originale. Poi questo sono curiosissima di leggerlo. Perché il contrario, Solo per sempre tua di Louise O'Neill, e tra l'altro ho intenzione di comprarmi anche Te la sei cercata della stessa autrice, quindi spero non sia una delusione. Chocolat di Joan Harris, Il bambino sottovuoto di Christine Noslinger, sì, sono tutte al contrario però, Giorgia. Allora, Il canto del ribelle, sempre di Joan Harris. Poi l'ultimo dei libri che avevo preso 2 anni fa per il compleanno, Una piccola libreria molto speciale di Allen Berry, Mad di Chloe Esposito, I fiori del male di Baudelaire, poi Innamorarsi a New York di Melissa Hill, Certe ragazze di Jennifer Weiner, Dracula in Love di Karen Essex, e questa pila sta per crollare, aiuto, aiuto, aiuto! Ok, messa in salvo. Poi abbiamo Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini, Io prima di te di Giorgio Moyes, 100 anni di solitudine di Gabriel García Márquez, Io sono il messaggero di Marcus Giusac, L'uomo di neve di John Nesbo, Punto critico di Michael Crichton,
sempre di Joanne Harris, Il giardino delle pesche e delle rose. Poi, tra l'altro, questo libro qua, credo di averlo messo in wishlist, ma non sono molto sicura attualmente. Poi, Maledetto il giorno che ti ho amato di Cynthia Ellingsen. E sempre... Oh mio Dio! No! Crolla tutto qui. Vabbè, concludiamo con... Oh signor! Ha letto con Maggie sempre di Jennifer Weiner. Sì, di Jennifer Weiner. Poi... Oh, adesso devo mettere... Oh no! Oddio! Questa è una cosa che non doveva succedere. Vabbè, niente tagli, ce lo godiamo tutto così com'è, questo disastro. Poi passiamo alla pila dietro, che è... Questi non li tiro fuori. Inferno di Francesco Gongo, Il diario del vampiro risveglio di Lisa Jane Smith, Insurgent di Veronica Roth, Cuore d'inchiostro di Cornelia Funke, Arthur e il mondo dei Minimay di Luc Besson, di Anne Rice, l'intervista col vampiro di Divergent. Sempre con lui, poi c'è Tatiana Alexander di Paulina Simmons, The Familiars di Adam J. Epstein e Andrew Jacobson. Poi non si vede molto bene, ma qua c'è Una serie di sfortunati eventi di Lemony Snicket, Gregor di Susan Collins, di Lewis, Il leone, la strega e l'armadio delle Cronache di Narnia, Ragazze dell'Olimpo di Elena Kedros. Le cronache, Spiderwick, le cronache di Tony di Terlizzi e Holly Black, La sedicesima luna di Garcia Enstall, poi Il cavaliere d'inverno sempre di Paulina Simmons che fa coppia con il suo amichetto qua, Le fiabe dei fratelli Grimm che dovrebbe essere il protagonista del prossimo I racconti secondo Joe, spoiler, Il codice Amadeus al contrario di Philip Swan, poi sempre ottenuto con il book exchange 100.000 gavette di ghiaccio, di Giulio Bedeschi, poi c'è Melody di Sharon Draper, Il Vangelo secondo Gesù Cristo, questi sono stati frutto di un raptus di acquisto. Poi qua ho tre libri che mi sono stati prestati in realtà, perciò penso che cercherò di leggerli prima possibile, uno dopo l'altro di McDonald. Sono libri che mi sono fatta prestare a sentimento in realtà, quindi non ho idea di cosa parlino. Poi La morte. La morte non dimentica di Denis Lehane e Colpevoli di innocenza di J.S. Monroe. E questo è quanto, questa è la mia pilona di libri che devo ancora leggere. Ce la farò? Boh, lo scopriremo. Mi stavo dimenticando cose importantissime di questa piletta di libri che sono quelli che sono stati frutto del decluttering. Se vedete che qualcuno di questi libri vi interessa, sono libri che io ho letto ma che non mi sono piaciuti particolarmente, scrivetemi nei commenti oppure in direct su Instagram e ve li farò avere in qualche maniera a un prezzo irrisorio oppure anche gratis, adesso in base al libro dipende. Allora, Bar Sport di Stefano Benni, una delusione totale del mio amore. Poi, I decaduti di Giuseppe Aletti, ve ne ho già parlato in un post, non mi è piaciuta per niente, raccolta di poesie. Il club degli incompresi di Francisco De Paola, altra delusione. Questo mi doleva darlo via, però francamente non ci vedo più un'utilità per quello che avevo, per quello che mi serviva quando l'ho acquistato. Quindi La tecnica dell'immaginario di William Carlos Williams, un saggio sull'arte, sull'artista, sullo scrittore. Poi questo ci avevo fatto I racconti secondo Joe, Dark Fantasy, Fiabe del macabro e dell'assurdo di Cristina Vitagliano. Carino, ma non da tenere. Questo è assolutamente inutile come libro secondo me. Quel venerdì sera di Emmanuel Bernay, poi odiatissimo, questo mi fucilerete, La collina dei conigli di Richard Adams. Io non ce l'ho fatta, cioè l'ho letto tutto, ma è stata una noia mortale. Idem con patate per Stefano Benni, Saltatempo, non mi è piaciuto quasi per niente, anche questo lo do via molto volentieri. Di Banana Yoshimoto, Higher Ground, Primo Amore, questo l'ho letto un sacchissimo di tempo fa, carino, ma la letteratura orientale non fa per me. E ho Incolfer i Predatori Blu, anche questo non mi è piaciuto un granché e non ho intenzione di continuare con questa saga, se a qualcuno interessa è qua. Poi, ve l'avevo già accennato, l'altro libro di Katherine Patterson che avevo, Io me ne vado, non mi era piaciuto per niente.
ti frega un po' questa dicitura, la stessa autrice di Un ponte per Terabitia, wow, così, ma non c'entra assolutamente niente, ambientazione orrenda, e vabbè. E ultimo, anche questo ho letto un sacchissimo di tempo fa, Il vecchio che leggeva romanzi d'amore di Luis Sepúlveda, che non mi era piaciuto particolarmente, quindi ecco qua, ecco fatto, questo è il vostro compitino per l'estate. Anzi, a breve, perché io poi quando finisce il primo saggio che facciamo, che è tra una settimana, che coincide col mio compleanno, tra l'altro, le andrò a dare via, quindi affrettatevi. Eccoci adesso nell'ultima parte di questo video, ovvero quello che ho intenzione di autoregalarmi per il compleanno e quello che invece ho richiesto nella mia wishlist speciale di Amazon. Adesso andiamo a vedere. Allora, partiamo da libraccio, che ho già setacciato. Io mi sono basata sulla wishlist che avevo già scritto. Ho aggiornato giorno per giorno ogni volta che vedevo un libro interessante. Allora, come vi ho detto quando abbiamo visto lo scaffale, quello dedicato ai fumetti, volevo completare la raccolta dei libretti delle Witch, più per una questione di collezione che per leggerli, e appunto ne ho inseriti due perché li ho trovati a un prezzo veramente irrisorio su Libraccio: 100 magie per vivere in gruppo e 100 magie per avere tanti amici, però appunto è giusto per gusto di collezione. Poi abbiamo, dato che ho intenzione di fare il 5 per 1 tre su Joan Harris, Il seme del male e Profumi, giochi e cuori infranti, perché ho già tre libri dell'autrice e quindi me ne mancavano due, non credo siano quelli che avevo segnato in wishlist perché non c'erano o c'erano dei prezzacci assurdi, quindi non li ho presi. Poi di Gabrielle Zevin, di cui ho appena letto la misura della, di cui ho appena recensito, non appena letto, La misura della felicità, ho preso La vita in un istante, che non c'entra niente, però credo che sia a sfondo Seconda Guerra Mondiale, che è un argomento che mi piace tantissimo, quindi niente, l'ho preso, anche questo a un prezzo, rispetto al prezzo originale, direi molto molto buono. Poi, I miti greci della Burr, che mi ero segnata anche questi perché dalle recensioni che ho visto è la collezione più completa di miti greci e comunque è un argomento che mi interessa un sacco. E poi, maledizione, ha scoperto che su Libraccio ci sono anche i libri delle sirene, quelli che sto cercando di collezionare. E mi sono presa quello dedicato a Matahari perché comunque ero arrivata già a un prezzino adeguato per il mio autoregalo da Libraccio, quindi direi che può bastare così. Passiamo invece al mio carrello di Amazon, nel quale ci sono sempre quattro libri a prezzi decisamente bassi. E abbiamo Oggi siamo vivi di Emmanuelle Pirot, Luna sei il mio sole di Angela Johnson, da cui hanno tratto il film Il sole a mezzanotte, se non mi ricordo male, Middlesex di Jeffrey Eugenides e 6 ore e 23 minuti di Domitilla Sciola di Pietro, che mi interessa tantissimo perché è tipo una specie di autobiografia di una donna che ha subito una violenza appunto di 6 ore e 23 minuti, e quindi questo era abbastanza interessante. Passiamo invece in ultimo alla mia wishlist di compleanno, nel quale ho aggiornato chiaramente, vedendo però solamente i libri perché appunto non andiamo a vederla tutta, non mi sembra il caso. Allora, Il genio non esiste e a volte è un'idiota di Barba Scura X, che adoro e voglio assolutamente leggere il suo libro. Poi Midnight Sun di Stephanie Meyer, perché appunto completiamo la collezione già che abbiamo dedicato uno spazio apposito alla cosa. Poi di Rostella Migliaccio ho inserito Forme, la guida alle proporzioni per imparare a valorizzare finalmente amare la nostra unicità, che praticamente è un po' come l'armocromia, che credo di avere, eccola qua, che l'avevo inserita anche questa nella mia wishlist. È un argomento che mi incuriosisce un sacco, quindi magari leggere qualcosa potrebbe essere utile. Poi La passione di Artemisia di Susan Vreeland, e sapete la mia passione per Artemisia, cioè, che poi mi fa ridere perché sto facendo un gioco di parole, comunque sapete che adoro questa pittrice e quindi voglio collezionare un sacco di roba su di lei. Poi Sextrology, come amano i segni zodiacali, questo è un wishlist da tipo 3 anni, lo voglio troppo perché è bellissimo. Ho iniziato a leggerlo in inglese in PDF, ma lo voglio in italiano, assolutamente. Poi, questo qua si è già prenotato mio fratello per regalarmelo, perché non sa mai cosa regalarmi, mi regala questi, però me lo sapete. Sempre di A Twisted Tale, Specchio Specchio, di Calumita Jane, appunto, plot twist di Biancaneve. Poi, questo deve essere carinissimo, l'avevo visto alla Feltrinelli di Milano, la storia di Cyrano de Bergerac raccontata da Stefano Benni. Non può
può mancare nella libreria assolutamente. L'Odissea raccontata da Penelope Circe, Calipso e le altre, e questo potrebbe essere interessante da leggere prima o dopo o durante la lettura dell'Odissea che sto facendo. Poi, questo è bellissimo, circondati da psicopatici, come difendersi con successo da manipolatori bugiardi, egoisti, inaffidabili e tiranni, di Barbel Meckler, che comunque credo sia una specie di saggio di psicologia comunque alla fine. Poi, questo l'abbiamo già visto, In cucina con Harry Potter e il ricettario non ufficiale di Dina Buchholz, che deve essere molto carino. Poi comunque i miei ricettari oramai sono consumati da tanto che li ho usati, quindi ci sta. Poi la duologia, curarsi con i libri, rimedi letterari per ogni malanno, e crescere con i libri, rimedi letterari per mantenere i bambini sani, saggi e felici. Questi li avevo trovati, cioè li avevo scoperti a un salotto del libro a cui avevo partecipato, e li avevo sfogliati, mi ero innamorata, poi non li ho mai più presi, perciò li ho messi in wishlist. Poi c'è questo qua che francamente mi incuriosisce, ma non so quanto mi possa servire: manuale di coreografia, testo guida per la preparazione all'esame tecnico di danze coreografiche, può sempre servire nella vita, di Paolo Ciamponi, però è quello più costoso, quindi ho dubito che mi arriverà per il compleanno. E poi vabbè, questo ve l'avevo già accennato, il terzo volume di Storia della buonanotte per bambini ribelli, che parla delle donne migranti. Molto carino, comunque ho già i primi due, quindi ci sta che mi arrivi anche il terzo. Detto ciò, abbiamo finito con il nostro Bookshelf Tour 2021, spero che vi abbia interessato. Fatemi sapere nei commenti qual è l'appuntamento che vi ha interessato di più, se avete visto dei libri che vi hanno incuriosito, se vi è piaciuto comunque in generale come ho gestito la cosa, cosa vorreste vedere l'anno prossimo. Io lavorerò per voi, per accontentarvi. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto, se vi piace questo canale, quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi e cliccate sulla campanella, e se volete supportarmi ulteriormente condividete il video su tutti i vostri social. Noi ci vediamo domani con l'ultimo appuntamento del mese di maggio, quindi il wrap up di film e serie TV che ho visto questo mese, che sarà un video brevissimo perché ho visto veramente pochissima roba questo mese. Quindi don't worry, be happy, guardatelo tutti. E invece con il prossimo Bookshelf Tour ci vediamo l'anno prossimo, sempre intorno al 25 di maggio. Un bacione e ci vediamo alla prossima!